Funerale Silvio Berlusconi oggi, 14 giugno 2023. A Piazza del Duomo, dalle 15 del pomeriggio, ci sono stati questi funerali tenuti dall'arcivescovo. È stata una cerimonia molto coinvolgente, è stata una cerimonia piena di fascino, mi permetto di dirlo. Presenti tutti i parenti più stretti di Silvio, la figlia, per Silvio, Barbara, Eleonora, ed anche Luigi, il più piccolo dei figli, che hanno sfilato all'attuale compagna. Ok, giovanissimo. Un applauso forte ha accolto il feretro, migliaia di persone riunite per lui ad aspettarlo per dare l'ultimo saluto a un personaggio importante della scena politica. Vi ricordo che lui ideò Forza Italia, lui creò Mediaset, lui rilevò dopo in seguito in Monza. E ancor prima si utilizzò nell'aver avuto quel colpo di genio nel creare il Milan, poi Milano 2, insomma. Un personaggio carismatico, eclettico, completo, Berlusconi e Silvio, ma anche pieno di punti che possiamo considerare a suo svantaggio, per esempio le controversie, le cose negative, gli aspetti brutti, no? Per esempio il lodo Alfano, l'editto bulgaro, la loggia P2, l'ingresso alla loggia P2, l'eligio ad personam. E tutte quelle cose, la realtà, lo scontro con Europa 7, vi ricordo che Europa 7 era un'emittente televisiva che prima si chiamava Italia 7, poi cambiò nome, diventò Europa 7. Quando era Italia 7 mi ricordo benissimo che mandavano in onda i Cavalieri dello Zodiaco, questo anime che si chiama poi in realtà Saint Seiya, no? Insomma, personaggi importanti che hanno letteralmente conosciuto Silvio Berlusconi. C'era anche la moglie, l'ex moglie, ossia Veronica Lario, c'era anche la Dell'Oio, i figli, i nipoti, ci sono state anche le Iene, tutte, nessuna esclusa, Davide Parenti, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Gerry Scotti, Nicola Savino, tutti i personaggi più importanti che lavorano o hanno lavorato a Mediaset, va bene? Il saluto della famiglia è arrivato dritto, dirompente a tutte quelle persone che l'hanno conosciuto e ovviamente non sono mancate le copiose lacrime che tutti quanti hanno fatto uscire dal loro volto nel commemorare il personaggio straordinario, unico e poliedrico qual è stato Berlusconi Silvio. Va bene? Vi ricordo che era presente anche Tajani, il vice premier, il vice presidente del consiglio. C'era anche Alfonso Singrini, Lorella Cuccarini, Massimo Boldi, Flavio Briatore, Franco Barisi, Demetrio Albertini, Arrigo Sacchi. Va bene? È stata una cerimonia veramente molto toccante, mi permetto di dirlo. Da Leandro, narratore italiano di YouTube Italia è tutto, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.